Angelina prepara l'avena. Vedete, questa è l'avena. La fa bollire e insieme a un po' di frutta crea qualcosa di veramente unico, inimitabile. Parliamo a bassa voce perché i ragazzi stanno ancora dormendo. Mango e banana. E l'ingrediente segreto, le noccioline. In genere in viaggio il miglior caffè che troviamo è questo, quello istantaneo, però sappiamo non è il massimo. Oggi vi dico qual è il modo migliore per farlo, l'abbiamo scoperto viaggiando negli ostelli, quindi è testato. Ingredienti: caffè, zucchero, latte condensato, un goccio d'acqua e poi l'acqua a bollire, un cucchiaino di caffè per persona, la stessa quantità di zucchero. A noi piace abbastanza zuccherato, quindi vabbè, mettiamo un cucchiaino scarso, dai, a testa. Ultima fase, aggiungiamo un goccio d'acqua, proprio un goccio, forse pure troppa. E cosa facciamo? Cominciamo a mischiare, girare. Si crea una crema molto densa, di questo colore più o meno. Se è fin troppo densa come questa, si può aggiungere un altro goccio d'acqua, ma proprio un goccio, e si continua a girare. Quando la crema sarà pronta, questa zabayon caffè crema di questo colore, questa è la crema, questo è il colore. Insomma, questa è per due, quindi la divido in due tazze e poi aggiungo l'acqua bollente. E vi assicuro, questo è il meglio che si può ottenere da questi caffè istantanei. Si crea una cremina sopra che è una bondà. Allora, questo qua l'ho fatto prima, qua si è creata la cremina e anche qua, eccola qua. E si può aggiungere un bel cucchiaino di latte condensato che veramente rende il tutto buono, molto buono. Insomma, mentre ci mangiamo questa, quella che definirei diciamo un sbobba, è buono. Insomma, avrete capito, vi raccontiamo oggi quello che succede nella nostra giornata, tipo da quando siamo qui in questo ostello e abbiamo deciso di fermarci totalmente dal viaggio e di limitare al massimo le nostre uscite di casa solo per andare a comprare qualcosa da mangiare una volta o due a settimana. Diciamo che qui per il momento ancora non c'è la quarantena imposta, la gente può uscire, non dovrebbe perché stanno passando le macchinette, magari dopo ve la facciamo vedere, che dicono di rimanere chiusi in casa. C'è molta confusione, ci sono queste macchine che passano con questi messaggi di restate in casa, e poi in realtà vedi le persone che tranquillamente escono e fanno ciò che vogliono, quindi c'è meno gente, c'è da dire che c'è molta meno gente. Tutti i turisti sono praticamente spariti, ci sono molti locali, qualcuno però rimane, e insomma qualcuno in giro c'è, sembra addirittura quasi una situazione normale, ma sappiamo tutti che non lo è. Noi, come vi abbiamo detto nel video precedente, siamo qui a Bacalar e siamo in questo ostello che al momento è chiuso, diamo un po' una mano, raccogliamo le foglie, poi vi facciamo vedere un po' cosa facciamo. E niente, stiamo aspettando di vedere cosa succederà, come reagirà il Messico a questa situazione, e aspettiamo, qui siamo tranquilli, siamo al sicuro e quindi ci sembrava il posto giusto dove rimanere. Ah, una cosa è cambiata rispetto ai video precedenti, abbiamo scoperto che la nostra assicurazione ci coprirà totalmente in caso di ricovero per coronavirus, e questa è una grandissima notizia, ci fa stare molto più tranquilli. Questo solo perché noi l'assicurazione l'abbiamo stipulata prima che scoppiasse l'epidemia, l'abbiamo fatta infatti a gennaio per un intero anno perché ci copre tutto l'anno, e abbiamo scelto un'assicurazione che ci coprisse anche se non partivamo direttamente dall'Italia, che è la cosa più difficile da trovare quando si è in viaggio, ci sono pochissime polizze che offrono questa opportunità. Quindi tranquilli siamo tranquilli, coperti siamo coperti, abbiamo tutto, ammucchina, mascherine, guanti, tutto quello che serve, e niente, quindi siamo qua, occhi aperti sempre, super attenti, e andiamo avanti cercando di non pensarci neanche troppo. Ma facciamo un po' il riepilogo del nostro viaggio, noi sapete siamo partiti... Intanto mangio, scusate se mi perdonerete, intanto mangio. Siamo partiti più di 2 anni fa. E siamo in Messico da inizio dicembre, quindi sono già 4 mesi, siamo entrati da Tijuana, poi ci siamo fermati a Puerto Vallarta per un mese dove abbiamo fatto volontariato in cambio di vitto alloggio in un ostello. Comunque sì, sembra una sbobba,
Cioè, ha È proprio. buona però, di No, verità. non è male, Oh, vabbè. Qui ci siamo a Puerto Vallarta, poi ci siamo rimessi lo zaino in spalla dopo un mese, abbiamo passato lì le feste e abbiamo visitato i vari paesi, quindi Guadalajara, Guanajuato, San Miguel de Allende, poi siamo arrivati a Città del Messico, bellissima Città del dove Messico, siamo se stati volete più di una vedere il video. settimana, molto carina. Abbiamo magnato un sacco a Città del Messico, c'è il video qua, anzi qua, Vabbè, al c'è il solito, video, non so insomma. mai da che parte poi esce. Comunque, Città del Messico, poi siamo scesi, Oaxaca, siamo andati sulla costa, Puerto Escondido. Ci siamo fermati quasi un mese a San Cristobal de las Casas perché ci è piaciuto tantissimo, il Chavas ci è piaciuto tantissimo e poi c'era il carnevale, quindi abbiamo aspettato che arrivasse il carnevale di Chamula, un carnevale assurdo, anche qui c'è un video, quindi se volete andare a dare un'occhiata. Poi abbiamo fatto Palenque con le rovine, Bellissimo. stupende. E alla fine siamo arrivati qui, a Bacalar. Mi facciamo vedere qualche immagine di Palenque Sì, perché dai. non avevo mai messo nessun video, non mi avevo mai fatto vedere le rovine di Palenque, Sono spettacolari. bellissime. Facendo il bucato. Ciao Angeline, una di Buongiorno. qua e una di là. Insomma, guarda qua. Abbiamo giusto due o tre cosine, perché qui ci sono un sacco di lavanderie che costano pochissimo, cioè 50 centesimi al chilo, Però però devi avere minimo 4 kg, 5 kg, quindi serviamo solo noi tre laviamo cose. giusto questa cosa indispensabile di volta in volta. E quindi puliamo i bagni. Puliamo, Puliamo. pulisco. Sì. Adesso è tempo di dare una pulizia anche alle docce. Ops! Beh, una delle Siamo cose da fare è appunto raccogliere le foglie del guarumbo. Guarumbo è sempre lui, questo grande albero. bellissimo, tra l'altro. E niente, si va in giro a raccogliere. Cadono queste fogliolone giganti. Facciamole vedere. Stiamo mostrandolo le mie chiappone? Tuo lato migliore. Altro. E via, si lanciano. Eccola. Come sapete anche qui stiamo facendo un workaway, l'abbiamo fatto un sacco di volte in questo viaggio e anche qui mentre siamo fermi raccogliamo le foglie, facciamo un po' di Laviamo i lavoretti. piatti, laviamo la cucina, spaziamo, cuciniamo anche perché comincia ad avere un certo languorino. Otto, cos'è? Un pterodattilo. Pterodattilo. Ah, una bella limonata di metà mattinata, fammi vedere un po'. Questo è, cos'è, un limone? Un limone, acqua, basta. Ah, vedi, la vitamina C che serve per Serve sempre, serve aumentare sempre. Difese ah, immunitarie. ecco, esatto, quello. Stiamo andando a fare la spesa, praticamente facciamo la spesa una volta ogni 4-5 giorni e la facciamo per tutti, quindi siamo portati gli zaini che adesso riempiamo, abbiamo le liste degli altri ragazzi, facciamo noi la spesa per tutti, in fretta, quest'ora caldissima, ci sono 30.000 gradi. No, almeno 30, così almeno speriamo di trovare ovviamente pochissima gente. Signora la mette per abbellimento. Spesa fatta, Paolo ha uno, due zaini e un E tu ananas, ne hai due, di altri primo. due per me. Torniamo pedalando verso casa. Vamos. Siamo scandalosi, all'alba delle 4 stiamo per pranzare. Che cosa sta preparando la chefs? Allora, un po' di verdure in padella, zucchine, carote, cipolle, la verza E con tortilla di mais tortillas, appena tortillas di fatte. mais appena fatte, non calde ma comunque fresche. E questa, la proteina. Isadora. Fagioli neri, sono buonissimi, sono già Sono buoni. cotti, sono già pronti, si aprono e si Sono mangiano. buonissimi i fagioli qua in Messico, non sono i fagioli a cui siamo abituati, sono, vedete, sono una bella cremina cremosa. Ci promettiamo sempre di farle a mano, anche se poi costano talmente poco, Che non perché vale neanche la mezzo pena. chilo abbiamo pagato 50 centesimi e poi sono buonissime. Vabbè, prima o poi magari proveremo a Prima o poi le farle. faremo, sì, Vabbè. prima o poi ce la faremo. Guarda che bei colori, eh? Un sacco di verdure, pomodori freschi, queste qua sono le verdure Guardate come sono i cucinate. fagioli, E ecco questi qua. fagioli, guardate i Sono fagioli. già cotti, ci sono. Ok, Il colore non è non è. invitantissimo, però Però sono buoni, assicuriamo assicuriamo che che il sono ver. sapore è molto buono. Poi stanno benissimo con tutte le verdure. Cominciamo a mettere un po'. Allora, le verdure.
la verdura fresca, queste cose sono ancora fresche. E poi il fasciolo per la freschezza. Chiudiamo la tortilla. Buon appetito. Com'è? Sa che buono. Buonissimo. E adesso il caffè freddo shakerato. Qui dentro ho messo caffè di oggi, praticamente, con meno acqua e un sacco di ghiaccio. Voilà. C'è ancora un po' di ghiaccio, mi sa, eh? Già. Poi il pomeriggio passa sulla maca tra un video da montare. Questa bellissima atmosfera. Angela che scrive e non possiamo dire cosa sta scrivendo. È top secret. E poi leggo anche, ho trovato questo bel mottone qua tra i libri gratis che c'erano giù, abbandonati da qualcuno. Quindi me lo sto leggendo. Quindi niente, un paio d'ore passano così. Non male però, eh. Comunque sta bene qua, in mezzo alla natura, su questa maca, Angela che rischia di cadere, c'è fin troppa natura, addirittura come avete visto all'inizio del video, cioè si fatica un po' ad addormentarsi e a dormire, però soprattutto la mattina ci abitueremo. Quando ci... Comunque, volevamo dire, allora in questa enorme casa sull'albero, possiamo dirlo così, no? La casa sull'albero, siamo in 6, oltre a noi due ci sono Juan e Greta che sono i proprietari, Veronica che è la sorella di Greta e una ragazza che lavora qui. Però c'è talmente tanto spazio verde che alla fine ognuno riesce a ritagliarsi i suoi spazi, stare tranquilli. Ci ritroviamo in genere per cena o ogni tanto durante la giornata. Se fa molto spaghi, pizza, un poco di cose, insomma, roba buona. Poi adesso verso le 6:30, 7 di sera, prima che faccia buio, passa il panettiere ambulante. Lo vedete, è qua in fondo, ma tra poco arriverà qua e col suo body 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 si farà sentire e noi... compreremo, insomma, due dolcetti. Hola. Uno y dos. Abbiamo mangiato alle 4, però insomma sono le 8 e il nostro essere italiano ci impone di fare una cenetta, dai, diciamo. Un pochino di fame, facciamo due spaghettini con pomodoro fresco e melanzane che stanno là, ok. E niente, ci teniamo a dire una cosa su questa situazione. Per due che viaggiano senza sosta da 2 anni, fermarsi così... Non è semplice, non è facile per nessuno in questa situazione. Ma poi mi immagino a casa che sarà, insomma, diventa tantissimo e deve essere terribile. Però insomma, dopo una settimana cominciamo ad accusare il primo colpo e qualcuno, siamo solo all'inizio. Qualcun altro. Vabbè. Vabbè, magniamoci sopra, però prima Angela voleva dirvi un segreto, cosa, anche ragazzi, non andrebbe detto assolutamente. Rabbrividire. Ma non ascoltate, tappate per favore le Paolo, orecchie, no. Spezza no. Gli spaghetti in due, li spezza ma è per comodità, ma è più comodo, cioè... Tutte le puntate di Masterchef. Ma sì, ma poi, ok, a Masterchef, però quando poi servono, cioè, mica è semplice, non fare tutta quella cosa col forcone, noi il forcone non ce l'abbiamo per fare quelle cose tutte rotolate belle. Se volete citare Paolo nei commenti, fatelo pure, perché no, basta, subito, che già ne arrivano. Non abbastanza, voglio dire, mandateci un po' d'amore, bacetti e anche insulti, dai, ma sì, buttate in su, scriveteci sotto se avete dei suggerimenti, dei video che vorreste vedere, scrivetecelo nei commenti, lasciateci un like, iscrivetevi al canale, condividete, tanto amore, alla prossima. Ecco il risultato, Beh, io la lunghezza corta dello spaghetto non la noto.